porta Empedocle, inaugurato il museo Empedocles. Le autorità provinciali, tra gli altri, al taglio del nastro del complesso scultoreo dell'artista Greg Wyatt. Grazie. È un momento non solo di rigenerazione urbana che vede il suo massimo apice, ma anche un'operazione culturale che si innesta su questa grande operazione di rigenerazione, che è la realizzazione e la sistemazione di queste statue con i quattro elementi fondanti del pensiero empedocleo: terra, aria, acqua e fuoco, a caratterizzare il porto di Porto Empedocle, a caratterizzare quella che fu la marina di Girgenti. Un ringraziamento alla generosità di questo straordinario artista figurativo, scultore figurativo, che ne ha voluto fare dono, caratterizzando ancora di più le origini di questa città, le origini di questi luoghi. Felicissimo di essere qui questa mattina a dare il mio contributo a un momento estremamente significativo per la nostra provincia tutta. Io ho composto 12 brani dedicati ai quattro elementi della natura: aria, acqua, terra e fuoco, con la musica come quinto elemento unificante, da qui il titolo Il Quinto Elemento. Quindi sono oltremodo fiero di avere dato questo contributo eseguendo il mio brano Fuego, che è proprio ispirato alla lava dell'Etna, ma che comunque si sposava benissimo con la cerimonia di questa mattina. Quest'opera sono delle opere speciali dove lo scultore Greg White con una cinquantina di studenti hanno studiato per come realizzarli. Difatti qua in questo posto ci stanno anche dei colloqui psicologici fra terra e acqua, tra l'aria e anche guardando il fuoco. Se uno si siede al centro della rotonda, ha questo dialogo psicologico della metaxia, cioè che noi stiamo catturati tra due mondi, quello della mente e quello reale, quindi tra la terra nella realtà e tra ciò che è l'aria, la mente. Stiamo catturati in questo mondo mentale che poi cambia una volta che si verifica. Quindi lo scultore ha voluto mettere in evidenza queste due possibilità, che uno, stando al centro, può modificarsi, di trovare nella liminalità tra due mondi diversi. E allo stesso tempo c'è il dialogo tra il fuoco e anche, se vediamo bene, l'acqua. Quindi questi quattro rappresentano il pensiero di Empedocle, che è la nostra realtà tra quella mentale e quella vera dell'esistenza sulla Terra.